Mi siedo un attimo, raga, che sono 3 ore che cammino oggi, sono anche un po' stanchino. Sono ragazze e studiano scienze politiche, assurdo. Tutte le scienze politiche voi? Sì. Sì, ma è un corso in cui sono più donne, tipo. Comunicazione sempre, ragazzi. Ok. Ragazzi sei di comunicazione. No, io sì. Ok. No, sociologia. Minchia. Scusate, io studio enologia per questo. Sì. Per diventare tipo delle, degli amministratori delegati. Tipo. Ok, lo usi dal primo? Sì. Ah, matricole. Ok, ci sta. Figa che abbiocco, amio, sto già tutto stanchissimo, amio. Sono tutto cotto. Sto tutto cotto, amio. Esatto, presto nel tavolo. Go. Io studio enologia. Enologia, i vini, esatto, sono al secondo anno però. Sono qua infiltrato solo per bere e per lavorare. Non per altro. No, molto bello, molto. Faccio alla statale. C'è un corso, siamo in 18 nel secondo anno. Siamo pochissimi, sì. Perché è un corso poco richiesto, cioè. Poi iscrizione aperta, quindi non c'è neanche bisogno di fare test di ammissione. Perché... Ok. Per chi non sa fare un cazzo, insomma. Live su Twitch, sì, lo faccio per pagarmi l'affitto. Sono un po' di affitto. Io sono di Aosta. Voi siete milanesi? A Pota, ok. Ma vivete a Milano? No. Ma siamo in 40 persone. Ciao Gab, come stai? Spero tutto bene. Io mi sto annoiando e tu invece con tutta sta fi... Ma ti rendi conto? Ma se vivete qua a Milano voi? Ogni volta da Bergamo, Milano... Quindi dopo dovete tornare a Bergamo. Un culo, ragazze. Mi spiace per voi. Caspita. Amio, ma mi offrono un cicchetto, amio. Perché sono accento milanese? Eh no, sto cercando di usare un po' un accento, sì, un po' giovanile. Perché io sono un po' all'antica. E quindi amio, cerco un po' di stare al passo coi tempi, perché sennò, ciao. Per forza. Guadagno il giusto per pagarmi l'affitto, da bere, mangiare. Sì, faccio come un laureato dopo la tua laurea. No, come... Ci sta, onesto. Però è una cosa che... Ma cosa vuoi? Io sono un lavoratore, eh. Io mi impegno costantemente per portare un contenuto, per creare il contenuto e... Oh, ma questo è un ottimo contenuto, io che bevo un ottimo Japanese e parlo con due ragazze buono, vero? No, comunque sì, perché altro non è, come si dice, non è un lavoro a tempo indeterminato. Cioè, può andare avanti per quanti? 3, 4, 5, 6 mesi, un anno, 2 anni, 5 anni per esagerare, poi dopo devo andare a lavare i cessi. Da 1 anno e 2 mesi lo faccio. Da maggio dell'anno scorso, però all'inizio non guadagnavo niente. Adesso pian piano mi sono costruito un po' il pubblico e guadagno qualcosina. E... Eh? La fanpage, il giornale? Due fanpage con le persone. Ma mica sono TikToker, ma che è? Ma se mi segue gente che sedia, che lavora, non bambini che stanno lì a fare le fanpage. No. Gabriele, piacere. Gabriele. Diletta, come Diletta. No, come Diletta Anastasi. La conduttrice di Quelli che il calcio. 7-3, 7-3. Scusate ragazzi. 7-3, 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
Ok, sì. È peso quella volta. L'ho cacciato abbastanza pesantemente. Sì, sì, no, non lo seguo, però è come. Eh no, perché le mie tarantelle sono famose per tutta Milano. Sì, sono tutte grandi, tante tarantelle. Ci sta, bello. Ma tu studi sociologia?
anche voi? Ma tu sei 2002? No, no, no. 2001? Ma che cazzo stanno andato a mangiare il suo porco? Che senso? Ma guardati, senti vecchio. Ah, frate, sembri un uomo. Cioè, sei bello, caspita, sei un bel pezzo di manzo. Oh, guarda, già la. Questa ti sta scoprendo gli occhi e tu continui a fare il cazzone. Scusa, amico, non era male, ragazzi, prendete. Ma bella partita, com'è? Tutto bene? Avevo pensato che tu avessi detto, che storia. Qua ho perso anche cassino, sono universitari. Paghi l'affitto per la diretta su Twitch? Sì, purtroppo sì, devo fare così. Sì, è l'unico modo che... guarda. Che cosa non scrivono? Vabbè, non ti inquadra te, Laura. Scrivono... Insta Anna. Instagram bionda, vabbè. Il bug dell'indiano con le rose. Un bar esime a Frati, non so cosa significhi. Hai 1631 persone dentro la diretta e non stai facendo niente. Esatto, 1631 persone. C'erano 40 prima. C'erano 40 prima, sì. Siete voi che mi avete fatto arrivare a... No, infatti, grazie per ragazzi. Per ottobre sei a posto. No, però dubito, però sì. Anna, dammi un bacio. No, non a me, cioè a lui. No, non è vero, no, prendo le distanze da mai quella roba lì. Anna, adottami. Anna, schiacciami. Vabbè ragazzi, così è troppo, scusami Anna. Ma tutti con Anna? È stata poi... C'è Diletta e Laura anche, oh. Vabbè però, ma l'età media saremo sui 19. Grazie Vilemma, no, questo è l'abbonamento. Quando uno si abbona parte Napoli. Così, grazie Vilemma per l'abbonamento. E poi tu passi la tua vita così semplice. Purtroppo sì, sono una persona triste, vuota, chiusa, è socialmente impacciata, sociopatica pure in parte. Io non so neanche esistesse un corso di enoteca, roba enologia. Enologia? No, esiste. Siamo in pochissimi, siamo in 18 nel mio corso, nel secondo anno. Io sono stato al secondo anno. Siamo in pochissimi. A scoccare da bere. Ah, ok. Grazie, criminale. Ma tutti lo sembrava strano. Bella, bro, grande. Com'è? Piacere, Gabriele. Giorgio? Giovanni. Come sta Giovanni? No, c'è proprio il cazzo. Come fai a conoscere? Ah. Così sembra... lo so, purtroppo non è fantastico. Non siamo pratiche per cui... un altro? No, cos'è questo? Tranne qua. Ehi, bella bionda. Ce l'ho sempre con te. Ci possiamo fare una foto? Devo mandare i miei amici. Ma perché? Perché... Sei campione? Va bene? Mamma, guarda mamma! Sento mamma! Bello questo! Figata! Wow! Ma sei sabato? Eh? Sei sabato al canale? No! E allora male! E tu sei 2002, Giovanni? Sì! Sei molto caliente! No, nel senso, perché sei sudato, però il sudore ti dà un'aria più virile, sì. Più eccitante. Cioè, nel senso, vabbè, non... Vabbè, basta, stato, basta. Vabbè. Lascia stare. Scusa Giovanni, non volevo parlare su con te. Ma perché ce l'hanno con Anna? Non lo so, perché ha fatto colpo probabilmente. Perché è l'unica non fidanzata palese, ma non lo sapevate finora. Da 6 anni da quando sei nato. Vabbè, basta, ragazzi, basta scrivere queste cose su Anna, scusami Anna, non denunciarmi, per favore, grazie, meno male. C'è di peggio, c'è di peggio nella vita. Nel caso vai, voglio denunciare Gabriele il campione, giusto? Il campione? Sì, va bene. Gabriele il campione. Vai tranquillo. Avete mai subito catcalling? Davvero? Vuoi raccontarci l'episodio di catcalling che hai subito? Sono molto accanto al barcolino, quello delle consegne. Ok. Sto scendendo sul tipo, ho preso per il braccio, mi come ti ha preso per il braccio? Quindi è molestia fisica pure. Ti ha preso per il braccio trascinato e? E poi è arrivato il ragazzo che lavorava lì nell'azienda accanto e l'ha bloccato e sono. Quindi stava proprio veramente. Cioè non è che era catcalling questo è proprio.
molestia vera e propria. Qualsiasi ragazza ha subito che ti prende. Perché capire una cosa che ti seguiva. Tutti i giorni, cioè, passi di strada, mi vuole attraccare, sì, sì. Sarà in penale a tutte le volte. Ogni volta che ci di casa. No, non è una cattura, devo fare un po' la gag. Vogliamo scambiarci l'amicizia su Clash Royale, ragazze? Va bene, oggi okay. Miei amici, perché quando usciamo già con quelli. Sì, beh, ottimo gioco. Brawl Stars. Anche. Clash of Clans. Anche. Li hanno tutti, cioè. Questo lo dica. Ottimo. Sì, sì, avevo proprio. Il prossimo video qua c'era le live su Twitch dove giocava. Davvero? Ma cosa giocava? GTA. Ok. D'accordo, pure io ci gioco in live. Bello. Fall Guys pure. Conosci Fall Guys? Rainbow, ok. Ho perso la mia infanzia. Non uscivo di casa, non avevo amici perché giocavo. Ero un bambino asociale. Ma infatti hai la faccia un po' traumatizzata. 2002. Stavo scherzando. No, scherzando anche io. No, ma niente, sono una rana che fuma una sigaretta. Questo è un fantasmino di Pac-Man. E questo qua è Gengar. Avete mai giocato a Pokémon? Fai vedere a Gengar? No, non andavo Gengar. In giro con il telefono. Quello no. Ma non quel Pokémon, no, ma non Pokémon Go, Pokémon in generale. Del Nintendo. Davvero? Bellissimo, io ho perso la mia infanzia pure su quelli. Vabbè, penso su ogni videogioco, penso ho fatto tutto tranne che avere amici o socializzare, infatti adesso vedetemi come sono. Se non ho, se ho un po' di problemi di comunicazione perché. Infatti sei molto silenzioso. Sì. Sì, un sacco. Anna, come è stato Lotti? Chi è Lotti? No, sono Lotti. Non lo so, certo, non mi ma Totti è il tuo cognome? Vabbè, ormai ti trovati. Cioè non succede niente, non è che ti molestano, tranquillo. Cioè al massimo qualcuno ti viene a scrivere in direct. Che bel tramonto. Anna è una bella. Non lo so, io non so chi sia questa Anna, l'ho conosciuta adesso. Mi fanno un po' paura anche a me certe volte comunque. Porco Dias. Ma ti ho trovato anche a te! Ma sì, per forza, ci seguiamo su Instagram. No! Fa vedere? Non è vero! Ah, no, mica ti vengono a molestare, Laura, tranquilla. Quattro? Basta! Sarebbe un ottimo. Posso vedere il tuo Instagram, Anna, per vedere se sei abbastanza influencer? No. Allora, qua vediamo una foto in bianco e nero, molto aesthetic. High school. Old school, molto bella. Qua la foto con dei fiori, anche questa molto aesthetic, lingua di fuori, per essere un po' più, essere un po' più savage. Qua foto al mare, molto sempre. Cos'è? Boston. Vabbè, bella. Laura invece. No. Questi sono dei tetti. Ragazzi, Laura non ha Instagram. Gli ho dato un nome falso comunque. Ah, ok, otto. No. Anzi, sono io. Mo ci troviamo. Ragazzi, c'è il video di Lucio. Sto già andando. Dieta, come va? Ti fai complimenti. Scrivono? No, non ha. Ancora no? Vi sembra catcalling questo? Sì. No, non è vero. Sono ragazzi educati, mi fanno complimenti in maniera galante ed educata. 65? Ma quanto è che costava la bottiglia di vino? Gatti. Bravo, Laura Gatti. Anna. No, sì, sì. Laura ha un po' paura, ragazzi. No. Sei diventata rossa come un gambero. No, attenzione che potrebbero averti inviato un pene. No, te lo dico per il tuo bene. Posso vedere? Fallo vedere a lui prima. Ok. Ma raga, ma voi non state bene, cioè. Giù.
Cioè, Anna segue social boom su Instagram. Anna, tieni qua. Vai via. Io seguo chiunque. Social boom è un competitor. Tu? Conosci anche Grambaud, segui? Sì. Ah, conosci Grambaud? Sì. Cioè, non lo conosco, però cioè, ogni tanto lo guardo. Ogni tanto? Assurdo. Sulla tana del ferito. Sì. Quella, la tana del ferito? Oh. Ciao, Moderino. Oh. Bello, chi è il tuo personaggio preferito del circo? Vez. Vez, ti vuoi chiamare, la verità. Vez, Anna ti vuole chiamare. Vez, Anna vuole... Ci facciamo... Ciupito? Un ciupito? Facciamo un ciupito, vengo, arrivo io dentro. Così prendiamo... Volete un ciupito? Io no, grazie. No? Vieni, trovando io un ciupito, Pablì. Oh, lo sai, non lo prendo. Voi siete qua fuori? Guardate l'occhiata che... Lo schifo, ma... Vez, Anna, Tolotti, scrivigli. Caspita, calientissima Anna. Hai bisogno? Sì. Prego. Allora, di che cosa? Tequila? Rum e pera. Prego. Sì. Salute, Gabri. Ma come non va per due messaggi? Pauroso. Fossi in te io mi eliminerei da Instagram, perché adesso la tua vita non sarà mai più la stessa per colpa di queste 100 persone. Dico, fossi in te mi eliminerei da Instagram. E un altro conto. Io ne ho 5.000. Sì. Sì. Vabbè, ormai sti cavoli. Ormai l'hanno trovato. Ah, ne ho ancora di più, vuol dire che c'ho ancora il c***o più piccolo. No, non faccio la cattolica. Ma va, non vi succede niente, ragazze, non abbiate paura. Io da giù. Salutiamo. Sto andando. Ciao ragazzi, a dopo. Sì, mi fai stalkerare dalla gente. Ah, scusami Laura. Ma tu hai detto il nome. È colpa tua. Io? Tu hai detto il nome. No, non ho detto. Hai detto che ti chiami Laura. Io mi chiamo Laura. Ah, basta, non peggiorare la situazione. A posto. Ciao. Anna, adottami. No. Ci sta questo posto, eh? Dice, sì, ma Anna è già così. No, ma adoro Anna. Scrivetegli ad Anna su Instagram che vorrei tanto vorrei tanto conoscerla. Posso tornare? Guardi una cosa che i miei amici conoscono. Oh, quel flash, mi sento tutto pensato. Oh, bella, falla vedere un attimo, mandamela, bellissima sta foto. Se passa, scusa, bellissima. Che topolone che sono. Ottimo. Grazie Anna. Ciao, a dopo. Can I say, can you say hi?